Bertotto, sicuramente il migliore esordio per lei sulla panchina della Pistoiese non ci poteva essere, una gara che voi avete messo in discesa dopo pochi minuti e poi avete gestito bene, avete chiuso poi in avvio di ripresa. Sì, abbiamo un po' sofferto all'inizio perché chiaramente ai ragazzi chiedo delle cose un po' non particolari, ma diverse probabilmente da quelle che erano le loro abitudini, però ci abbiamo lavorato molto bene in settimana, hanno dimostrato una voglia e una responsabilità di livello superiore e passato il primo momento di impasse, decisamente sono stati bravi a rimanere lì e a fare quello per cui si è lavorato in settimana. Contento per loro perché se lo sono guadagnati, contento per loro perché venivano da un momento difficile, non contentissimo per tutto quello che sono stati bravi a fare ma non concretizzare, quindi glielo ho detto oggi e devono essere premiati, non dico tutte, ma quasi tutte le volte che si creano queste possibilità, perché poi dopo l'avversario è sempre vivo e una minima sciocchezza ti permette di ribaltare completamente la situazione. Quindi gliel'ho detto, ci lavoreremo, sono consapevoli e comunque è un buon viatico per la prossima settimana. Sicuramente un'ottima Pistoiese, però un Arezzo, come dire, davvero scollato, una squadra che sta vivendo un momento molto difficile, soprattutto se la sorpresa, no? Una squadra, le squadre di Capuano sono squadre soprattutto a livello difensivo, comunque anche di grinta, di atteggiamento, sicuramente diverse da quelle che sono viste stasera. Lei dal campo che impressione ha avuto? Ma guardi, io dovevo badare seriamente alla mia squadra e così ho fatto. Le partite vanno preparate bene e credo che insomma, noi ci siamo riusciti proprio perché noi sappiamo cosa dobbiamo fare, quali sono le nostre idee. Chiaramente di settimana in settimana si lavora sull'avversario, però i tuoi concetti e le tue idee devono essere portate avanti. Poi alla fine, chi è più organizzato, chi è più attento, chi è più lucido e ha più voglia, probabilmente vince la partita. Grazie, grazie.